Antonio Ricardi. Scusa. Io ringrazio Pietro per aver avuto la capacità di organizzare questa cosa, che serve molto, anche per fare una parentesi. Noi siamo troppo spesso dentro i nostri circoli concentrati in un dibattito totalmente autoreferenziale, in cui parliamo di noi, parliamo delle cose che non vanno e ci dividiamo rispetto a vecchie appartenenze congressuali. Io credo che invece oggi il tema sia valorizzare quello che questo governo sta facendo, perché questo governo sta facendo molto più di quello che noi riusciamo a percepire. Io voglio dire solo sulle cose di cui mi sono occupato. Noi abbiamo fatto per la prima volta, dopo 10 anni, dopo l'abolizione dei fondi GESCA, una legge sulla casa che finalmente definisce delle politiche e dice adesso si investe sull'affitto e si aiutano i proprietari a mettere in affitto a canoni calmierati e si mettono soldi per aiutare le persone che con la crisi si sono trovate fuori di casa o rischiano di perdere la casa. Abbiamo fatto sulla legalità molte più cose di quelle che riusciamo a immaginare, perché guardate, ci sono polemiche continue, leggo in questi giorni le polemiche normali quando si discute una legge come quella sulla corruzione, ma noi abbiamo fatto il 416 ter, oggi è punito il reato di voto di scambio, voto in cambio di favore. L'altro giorno c'è stata la prima condanna con questo reato. Per intenderci, il sindaco di Setriano, che in cambio dei voti ricevuti dall''ndrangheta ha messo il comune a disposizione dell''ndrangheta, non era perseguibile per voto di scambio perché non aveva dato soldi. Era un reato che tutti ci avevano chiesto di introdurre. L'abbiamo fatto e nessuno ci ha detto nulla, ma noi dobbiamo valorizzarlo. Abbiamo introdotto il reato di autoriciclaggio. Tanti l'avevano chiesto, l'abbiamo fatto, è stato subito derubricato. Abbiamo fatto quella che tutti gli esperti dicono la più grande iniziativa contro la corruzione che si sia fatta in questo paese, cioè l'agenzia presieduta da Cantone che verifica le procedure d'appalto mentre sono in essere e preventivamente. Abbiamo fatto moltissimo lavoro anche sull'ambiente, veniva ricordato prima, abbiamo approvato l'altro giorno la legge sui reati ambientali che non c'erano in questo paese, si è fatto il progetto Italia Sicura. Io voglio dire solo questo, sono tutte cose che riguardano direttamente la nostra città, la nostra provincia, la questione sulle politiche abitative, l'emergenza abitativa riguarda noi, la questione della legalità riguarda noi, la questione dell'ambiente, del risanamento idrologico riguarda noi, riguarda il Seveso, riguardato. Queste cose vanno valorizzate e questa iniziativa serve anche a ricordarci che questo governo va anche sostenuto per le cose che fa e non così in maniera ideologica.